inverno molto piovoso e si ripresenta il fenomeno delle buche e dell'asfalto che si sgretola. Sono 4 milioni e mezzo le risorse che abbiamo investito quest'anno per le manutenzioni stradali. Quello che ci consente è, diciamo, il periodo di ristrettezze economiche. In questo periodo siamo al lavoro per la riparazione delle buche, mentre nei prossimi mesi, quando le temperature ce lo consentiranno, inizieremo invece le riasfaltature di strade e marciapiedi con tratti invece molto, molto più grandi. Quindi in questi giorni l'amministrazione è impegnata, gli operai del comune sono impegnati nel ripristino di situazioni più urgenti con piccoli interventi localizzati. Ecco, state utilizzando anche un sistema innovativo, diciamo così. Stiamo testando anche questo macchinario che abbiamo preso da esperienze che abbiamo visto in Trentino-Alto Adige e in Austria. Anche un nome simpatico, si chiama Armadillo, e il prodotto sta funzionando e ci consente riparazioni molto, molto agevoli. So che ci sono stati oggi e ieri alcuni problemi su alcune riparazioni, non è un problema del fatto che non funziona questo nuovo sistema, e semmai il fatto che è stato posato da questa nuova squadra in modo non corretto il prodotto, perché appunto si utilizza una tecnica completamente diversa da quella dell'asfalto tradizionale. Siamo tra le prime città che testa questo sistema e insomma anche poi nell'usarlo stiamo anche affinando la metodologia. Torneremo immediatamente, anzi le squadre penso siano già al lavoro, a ripristinare le lavorazioni non eseguite correttamente. Ecco, però siamo impegnati ogni giorno in quella che è un intervento per la sicurezza stradale. Il fatto che le strade e i marciapiedi siano in buone condizioni consente l'agibilità di delle nostre strade, dei nostri marciapiedi e anche poterli attraversare in sicurezza.